Ciao a tutti e bentornati nella nuova sfida di Pokémon Battle Revolution. Questa volta è sempre il mio team in singolo. Combatto contro un team composto da 3 Uber, Mewtwo, Garchomp e Dialga, 2 Overuse, Metagross, Gengar e Victibrall. Io questa volta uso la mia parte sole, composta da Banette, Torkoal e Shiftry. Sarà, diciamo, una lotta che mi farà capire tantissime cose. Il mio sfidante è stato comunque un fortissimo sfidante, sono comunque stato abbastanza fortunato a trovare un team del genere online, perché non se ne trovano in genere di così forti, diciamo, di così bei team. Sono stato abbastanza fortunato. Lui parte con Mewtwo e io ho Banette. Io trovo gli avanzi, quindi già mi sono subito tranquillizzato perché non aveva tipo strumenti come la strapsico, no. Faccio sicuro di mettere la distorto zona, faccio distorto zona perché comunque Mewtwo non me l'avrebbe potuto impedire visto che raramente si trovano i Mewtwo con ipnosi, ma psichico non mi avrebbe ammazzato perché c'è il focal nastro. Lui cambia con Metagross, in una certa cosa fa bene perché sicuramente si aspettava che ne so, uno sbigattacco, una mossa di spettro. E quindi riesco a mettere di sotto zona. Appunto, ha fatto male a cambiare perché non si lascia mai un Pokémon da solo mettere la distorto zona. Cioè, non si fa mai, che ne so, protezione mentre sta facendo distorto zona con l'avversario. È sempre meglio tentare. In ogni caso, però, Banette sarebbe resistito perché tiene fuoco al naso. Metto il pugno, fallisce. Qui mi va di fortuna. Qui io cambio Pokémon aspettandomi un altro Meteor Pugno e mando Torkoal, che sarà il Pokémon più forte, Pokémon fondamentale di questa sfida. Cambio Banette, entra Torkoal, che è bellissimo Torkoal, il suo Pokémon Battle Revolution. Come mi aspettavo arriva un Meteor Pugno che lo incassa più che bene. Non è molto efficace, anche se credevo che mi facesse più danno col fatto che metto il pugno. Comunque è una buonissima mossa stampa. E si alza l'attacco e io ovviamente faccio lanciafiamme. Vedete le mosse di questo Torkoal? Lanciafiamme, protezione come ogni Torkoal, fangobomba e solar raggio. Lui capisce benissimo che gli stavo facendo lanciafiamme, infatti cambia Metagross e mette Garchomp, che sarà un membro comunque decisivo dell'incontro. Lanciafiamme, gli tolgo un bel po' comunque, essendo pure non essendo molto efficace. Col Torkoal faccio solar raggio, mi pare. Perché fango bomba, lanciafiamme non era molto efficace, ma gli ho fatto comunque tanto. Fango bomba non sarebbe stato tanto efficace, nemmeno stabbata, solar raggio aveva efficacia neutra. Quindi l'ho usata. Il danno è praticamente identico a quello di lanciafiamme. Lui scava una fossa, che alla fine mi frega anche perché questo qui appunto era l'ultimo turno di distorto zona. Io mi faccio protezione. Perché lo frego? Perché lui stava facendo fossa e io mi proteggo. Quindi lui adesso deve ricaricarsi, diciamo. Protezione, infatti, qui ho detto che sarà proprio utile. Qui faccio lanciafiamme. Qui avevo detto, vabbè, la battaglia finisce così. Questo Garchomp con fossa prima o poi mi colpirà. Infatti scava una fossa. Io manco lanciafiamme e poi con lanciafiamme non gli avevo fatto niente comunque. Cambio Pokémon a questo punto. Metto Shiftry. Perché non mi avrebbe fatto tanto con una fossa. Col fatto che è un tipo erba e andare avanti con Torkoal fino all'infinito non mi piaceva. Sta arrivando la fossa, bellissima animazione di fossa rispetto a quella di Eliese. E Shiftry comunque resiste bene. Shiftry con Shiftry adesso faccio lancio, mi pare. Che lancio gliel'ho data apposta perché Shiftry, questo Shiftry è molto molto veloce, solo che per la rallent coda non è al massimo della sua velocità, quindi se non c'è la distorto zona la lancia è a pieno della sua velocità. Velempuntura, non me lo sarei mai aspettato da un Garchomp una velempuntura che però stende. A questo punto io metto Banette che tiene il focal nastro, quindi può benissimo rimettere la distorto zona. Una bella battaglia comunque per ora. Adesso
Adesso lui con Garchomp fa drag artigli, ovviamente l'unica mossa che faceva di più a Banette. E mi toglie un bel po', mazza, nemmeno è entrato in funzione il focal nastro. Ma credevo che resistesse proprio con un PS. Creo una dimensione distorta e metto il sole. Lo rimetto, cioè non valeva la pena attaccare, che ne so, con sbigattacco. Con una cosa del genere. Ho preferito mettere il sole e farmelo far KO. Quindi drag artigli e mi manda KO Banette. Adesso sono un Pokémon contro Garchomp, Metagross e Mewtwo. Lui già mi ha svelato tutti i suoi Pokémon e quindi so che Torkoal è in grado di far fuori solo Metagross. Sarà comunque difficile far fuori gli altri. Metto appunto Torkoal. E qui faccio solo a raggio. No, lanciafiamme. O solo a raggio, poi non me lo ricordo. Lanciafiamme, perché comunque faceva lo stesso danno. Boh, non mi ricordo perché ho deciso di fare lanciafiamme e non solo a raggio. Perché comunque lanciafiamme, porca miseria, fa un po' di danno. E lo scotto, questo sarà sicuramente una cosa decisiva della lotta. Perché scottato sta perdendo comunque molta vita. E io faccio protezione. Quindi, protetto. Quel Garchomp adesso è praticamente fuori gioco perché non può farmi niente. E in più un lanciafiamme e basta. La luce solare comunque continua a brillare. Il Garchomp è praticamente KO. Faccio lanciafiamme. Qui mi pare che lo cambia. Boh, non lo so se lo cambia, ma non mi ricordo se lo cambia. Ecco, infatti non lo cambia perché non sarebbe servito a niente. Eppure se sarebbe risceso in campo l'avrebbe fatto KO la scottatura. Allora, Garchomp è KO, adesso lui mette Mewtwo. La dimensione distorta torna alla normalità. Oh, Mewtwo o Metagross? Mewtwo mi pare. Sì, appunto. Che con un psichico mi fa fuori tranquillamente. Tento un solo a raggio, che alla fine ho cliccato solo a raggio perché tanto sapevo che me l'avrebbe fatto fuori. E lanciafiamme comunque non sarebbe servita a niente. Comunque c'era comunque il sole, solo era raggio ingente danno. E psichico Torco me l'ha fatto fuori. Questa battaglia a me è significata molto perché mi ha fatto capire che comunque questo team può competere contro team del genere. Complimenti al mio avversario che era proprio un fantastico team. E non ho niente da dirvi. Appuntamento al prossimo video. Ciao da Luca Gengar.